Prima campanella oggi in Molise per oltre 34.000 studenti, un anno scolastico che si apre all'insegna dei rincari, tra i quali il Caro Libri, che inciderà sui bilanci delle famiglie per oltre il 3% in più rispetto allo scorso anno. In un clima quasi autunnale, questa mattina le scuole hanno riaperto i battenti. A Campobasso alcuni istituti superiori hanno deciso di scaglionare gli ingressi, partendo oggi dalle prime classi e domani con tutte le altre. Qui siamo al Liceo Galanti, i ragazzi si accalcano davanti al D'ingresso sono pronti per questa nuova avventura e c'è chi ha già le idee chiare. Molto emozionata. <ride> quindi sei arrivata qui con altre amiche oppure sei sola? Uh, in realtà, qui prima non conoscevo nessuno, però abbiamo fatto un gruppo di classe, quindi adesso sono qui con le mie amiche. Che cosa ti aspetti da questo nuovo anno? Uh, in realtà, ho alte, um, aspettative molto alte perché. Non lo so, mi è piaciuto proprio il gruppo da quando l'hanno creato su Whatsapp e spero che quest'anno vada bene. Hai dormito stanotte? Non proprio. Le mamme forse sono più emozionate dei figli. Emozionata la mamma, la figlia, contenta di, della scelta fatta e speriamo che vada tutto bene. Ha dormito stanotte sua figlia? Per niente, 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 la mamma altrettanto, quindi niente, è tutto a posto. Si apre, si apre una tappa importante? Una, un, sì, una tappa importante, ha scelto scienze umane, quindi anche per lei è stata una, una, una nuova, sarà una nuova esperienza, quindi ci auguriamo a tutti, a per tutti quanti il, il meglio. Tutti in classe subito dopo le 8 anche gli studenti delle scuole medie poi ci sono i bimbi delle elementari che affollano il piazzale antistante della scuola giusto il tempo di salutare mamma e papà e poi in classe ma non tutto sembra filare liscio sono già arrivate le prime lamentele dei genitori degli alunni della scuola dell'infanzia CEP Nord trasferiti nei locali di un edificio di via Piave le famiglie criticano la sistemazione in locali che hanno detto sembrano dei garage con poca luce e spazi inadeguati. L'amministrazione comunale per quest'anno scolastico, ha infatti deciso di trasferire gli alunni di diverse scuole materne per consentire la realizzazione dei nuovi plessi scolastici. Tutte le sistemazioni individuate rispondono ai requisiti di sicurezza previsti per legge, hanno intanto fatto sapere da Palazzo San Giorgio.